colpiscono i giovani di fronte alla musica di Bach e alla musica per organo in generale? Intendo giovani digiuni di conoscenze musicologiche ed affini. Credimi, ti stupiresti parecchio nel vedere quanto i bambini e gli adolescenti possono essere sensibili alla musica per organo, a quella di Bach, a quella di Zipoli. Bastano poche accortezze per rendersene conto e per poterlo sperimentare. Prima di tutto bisogna scegliere, all'inizio, dei brani che siano brevi e facilmente orecchiabili. E poi bisogna presentare loro i musicisti. Ma non come farebbe il professore di musica a scuola o il manuale di testo dell'università, della scuola media, no. I musicisti vanno conosciuti come uomini, come persone vere, come persone concrete, come persone che hanno vissuto le loro gioie, i loro dolori e anche la loro fede. In generale, tu dici che se i giovani avessero modo di ascoltare musica migliore nelle loro parrocchie, si appassionerebbero. Non lo dico, lo so per esperienza, perché l'ho vissuta questa esperienza. Basta che in una parrocchia ci sia un clima liturgico, calmo, semplice, raccolto, con la chiesa curata quel tanto che basta perché sia accogliente, non fastosa, non lussuosa, questo non importa, ma che la Chiesa sia accogliente e che dia quel giusto senso del sacro e quel giusto senso della presenza di Dio. E puntualmente coi ragazzi avviene un miracolo. Se non si ha modo di conoscere i grandi maestri del passato, come si può sperare che nascano i futuri musicisti liturgici che sapranno un domani donare alla Chiesa pagine altrettanto grandi? Potrebbero essere musiche anche molto diverse da quelle di Bach e dalla musica sacra così come la intendiamo noi oggi, ma musiche animate dalla stessa passione e da una competenza artistica vera, maturata nella vita di fede realmente vissuta.
Pietro, tu hai scelto di portare Bach all'esame della terza media. Perché hai scelto proprio un brano di Bach da suonare davanti alla commissione? Ma perché ho sentito per la prima volta la cantata 147 nella chiesa della mia parrocchia. Durante la messa mi è piaciuta subito e ho deciso di suonarla un pezzetto e portarla all'esame. Basta. Pietro dice che quella musica gli è piaciuta subito. Ma è tutto qui? È davvero una semplice questione di gusto, Don Luigi? No, non lo è. È molto di più. Certo, ad un allievo si cerca sempre di far studiare qualcosa che gli piace. E non è affatto detto che gli adolescenti e i giovani che studiano organo in parrocchia poi proseguano in questo cammino. Però hanno incontrato una cosa importante, un'alternativa. Anche se smetteranno di suonare, forse anche di andare alla messa, quell'incontro con Bach ha formato in loro un ricordo. E quando sperimenteranno le delusioni, i dolori della vita, forse sarà proprio il ricordo dell'esperienza fatta, dell'incontro con l'arte di Bach a far sentire la nostalgia della preghiera e della vita di fede. Bach avrà dato loro una preziosa alternativa. Io sono convinto, e a questo ci credo con tutto il cuore, che gli adolescenti e i bambini, che saranno gli adulti di domani, sono in grado di poterci stupire un domani, se gliene daremo l'occasione, se gliene daremo i mezzi, se li educheremo a conoscere il nostro passato, perché conoscendo quel passato saranno in grado di produrre le cose belle del futuro e soprattutto a scoprire quanto è bello creare cose belle a servizio degli altri nella vita della Chiesa. Perché non dimentichiamocelo, il fulcro di tutto il racconto su Bach, su chiunque si voglia nella musica sacra, è questo. È il Verbo fatto carne. È Gesù, figlio di Dio, che entra nella storia, che muore e risorge. E da questa risurrezione si irraggia questa grande luce di divinità e umanità che ci ha donato anche i grandi musicisti. Perché se non ci fosse stato Gesù, non ci sarebbe stato Bach, che ha composto tutto quello che di meraviglioso ha composto. Thank you.
Yeah.